Un buongiorno del Signore in questa 26esima domenica del tempo ordinario. Nelle ultime domeniche abbiamo ascoltato nel racconto di Marco di Gesù che continua il cammino verso Gerusalemme insieme ai suoi discepoli, in un clima comunitario in cui traspare un po' di tensione. Gli annunci della sua passione hanno creato nei discepoli parecchie incomprensioni. Non capiscono, scrive Marco, o si ribellano come Pietro. E addirittura, lo abbiamo ascoltato la scorsa domenica, tutti i dodici si mettono a discutere su chi tra loro fosse il più grande. Sembra quasi che tra Gesù e i suoi discepoli si sia creata una distanza, tanto che le sue parole non riescono più a raggiungere il loro cuore. E se il passo di Gesù sembra ormai avviato in modo deciso e senza incertezze verso Gerusalemme, dove si compiranno le parole della Scrittura, dove vivrà la tragica esperienza della passione, accogliendo in totale obbedienza la volontà del Padre. Quello dei discepoli è invece molto più incerto e disorientato. Ma ascoltiamo allora il brano del Vangelo di questa domenica. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Giovanni disse a Gesù: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo perché non ci seguiva. Ma Gesù disse: Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è di motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Il brano di Vangelo di questa domenica si presenta composto da più parti, riportando una serie di parole di Gesù appartenenti a contesti diversi e apparentemente un po' slegati tra di loro. Parole però che richiamano alcune delle espressioni più ricorrenti di Gesù nei Vangeli. Nel tuo, nel mio nome, scandalizzare. Mi soffermerò allora sulla prima parte di questo brano, quello dell'esorcista che compie azioni di liberazione, pur non seguendo Gesù, e la sua breve ma incisiva replica. Dicevamo nell'introduzione che tutto il viaggio verso la città santa è caratterizzato da questa tensione tra Gesù e i suoi, dall'incomprensione e da parte di tutti, nessuno escluso. Ed ecco puntualmente un nuovo episodio che attesta tale stato di cose. Giovanni, il fratello di Giacomo, uno dei primi quattro chiamati, uno dei discepoli più intimi di Gesù, testimone privilegiato della sua trasfigurazione, vede un tale che scaccia demoni, compie le stesse azioni di liberazione sui malati nel nome di Gesù, senza far parte della comunità ufficiale, dunque non seguendo Gesù e con gli altri discepoli. Incredibile assistere in così poco tempo come tutte quelle discussioni tra gli apostoli svaniscono di colpo e il gruppo ritrovi la sua compattezza per eliminare un altro concorrente esterno colpevole di lesa maestà. È un tema estremamente attuale, perché se ci pensiamo bene, sia che nella Chiesa, che nella società, nella politica e fra gli Stati, le uniche forme di solidarietà sono sempre contro gli altri, invece che l'apertura agli altri. E questa è la cosa peggiore, perché è un male molto più ampio
molto più ampio del quale nessuno si accorge e ognuno ne prende parte credendo di fare del bene. Così accade anche ai 12, gli eletti, che oltre ad uno zelo mal riposto fa trasparire anche uno spirito di pretesa, ossia il pensiero, neppure tanto velato, che solo i 12 siano autorizzati a compiere gesti di liberazione nel nome di Gesù. C'è sì un senso di appartenenza, però che esclude la possibilità del bene per chi è fuori dal gruppo comunitario. C'è la volontà di controllare il bene che viene fatto affinché sia imputato all'istituzione alla quale si appartiene. Argomento molto attuale anche oggi. Sono qui ritratte le nostre patologie ecclesiali che a volte emergono fino ad avvelenare il clima nella Chiesa, fino a creare al suo interno divisioni e opposizioni, fino a fare della Chiesa una cittadella che si erge contro il mondo, contro gli altri uomini e altre donne, ritenuti tutti incapaci di bene perché non sono dei nostri. Dobbiamo confessarlo con franchezza. Negli ultimi 30 anni il clima della Chiesa è stato avvelenato in questo modo e tale malattia non è stata ancora vinta. Vi sono movimenti ecclesiali che si ergono a giudici degli altri, che si ritengono una Chiesa migliore di quella degli altri. Si scatena questo motore dell'invidia, per cui il bene ci dà fastidio se non lo facciamo noi, se lo fa qualcun altro. Addirittura non siamo in grado di riconoscerlo. È un grande ostacolo alla fraternità, questo dell'invidia, perché ci fa vedere l'altro come un avversario fastidioso da fermare più che un fratello da accompagnare. Quante volte accade anche nelle nostre comunità di assistere a veri e propri giudizi implacabili su chi magari non è così puntuale negli appuntamenti ufficiali, ma è sempre pronto a stare vicino a chi è nel bisogno e ha quella sensibilità per i fratelli più fragili che purtroppo rischia di scomparire nelle nostre assemblee. Ha ragione San Paolo quando esorta i Romani con quelle parole: la carità non abbia finzioni, attaccatevi al bene, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Guai a noi quando pensiamo di essere Chiesa autentica, quando ci crogioliamo nell'autoreferenzialità, quando assumiamo gli atteggiamenti di chi pensa di non aver bisogno delle altre membra, perché si crede lui solo il corpo di Cristo. In tutte le nostre comunità purtroppo si soffre di questa malattia dell'esclusivismo. Allora non possiamo non sentire rivolte anche noi quelle parole forti di Gesù: guai a voi scribi e farisei, voi ipocriti, voi che chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini, poiché non entrate voi stessi e non permettete ad altri che lo desiderano di entrare. È così bello vedere nei luoghi dove la gente vive e soffre persone diverse, lontane dalle nostre chiese magari, che si mettono accanto a chi vive nella precarietà e nell'abbandono, per offrire anche solo la loro vicinanza. E succede ovunque, anche qui a Como, in Valtellina, nelle Valli Varesine, ovunque dove si riconosce all'altro la capacità di compiere il bene, di operare per la liberazione dell'uomo dai mali che lo opprimono. Ciò è autenticamente cristiano perché è esattamente ciò che ha fatto Gesù nel suo pellegrinaggio terreno. Lo diceva anche Papa Benedetto XVI, lo ha ripetuto più volte Papa Francesco in questi anni di pontificato, ricordandoci che la radice della possibilità di fare il bene sta nella creazione stessa. Altrimenti ci si chiude nella prerogativa che tutti quelli che non hanno la verità non possono fare il bene. Invece Gesù allarga l'orizzonte. La salvezza è per tutti. L'importante è che cresca il bene e che questo bene diventi contagioso. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome, perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa nel mio nome. Il suo nome è amore, speranza, liberazione e salvezza. Non sono i titoli acquisiti, la teologia che ho studiato, le pratiche sacramentali a cui abbiamo partecipato, ma l'incontro con la carne vivente di tutti i tipi di poveri e bisognosi che ci vivono accanto. Se uno fa il bene, questo bene va innanzitutto riconosciuto, non negato, e poi occorre avere fiducia in lui.
se compie il bene potrà forse subito dopo parlare male di Gesù? Al massimo potrà parlare male di qualcuno di noi. Chi non è contro di noi è per noi, afferma lo stesso Gesù. Ovvero, egli esorta ad accettare di non essere i soli a compiere il bene, ad accettare che altri, diversi da noi, che neppure conosciamo, possono compiere azioni segnate dall'amore. Perché siamo tutti di Cristo. Quindi la vera domanda che dobbiamo porci sta nella seconda parte di quella esortazione di Gesù. E non è chi è contro di me, contro di noi, bensì sono io, siamo noi di Cristo? Scrive Paolo ai Corinzi, tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Ovvero, se non siamo di Cristo, se non abbiamo il suo stile, il suo pensiero, non siamo nulla. Non abbiamo sale in noi stessi, ma siamo come il sale insipido, che serve solo ad essere gettato via e calpestato. La nostra responsabilità è quella di lottare ogni giorno contro noi stessi, non contro presunti nemici esterni, perché niente e nessuno può impedirci di vivere il Vangelo, se non noi stessi. Buona domenica a tutti. Thank you.